Per la commedia in generale, che insomma dai festival passa sempre, li guarda i festival, no? E invece questa volta ci partecipa, non ci partecipa in concorso, ma io sono quasi contento, e ci partecipa aprendo un festival importante internazionale, come dicevi tu. Siamo veramente contenti di come abbiamo preparato questa edizione e che contenuti avrà. Avrà dei contenuti quantitativamente in linea con quelli degli anni passati, e non era affatto scontato. Sulla qualità non mi esprimo, abbiamo un direttore del festival bravissimo come il professor Marco Miuglia. Festa vorrà dire un'attenzione particolare al pubblico, e direi che la novità del passaggio dal concetto di giuria internazionale al concetto del voto del pubblico, attenzione, non c'è stata un po' di confusione in sala, non giuria popolare ma voto del pubblico, tutti potranno esprimere il proprio voto sul film appena visto, con 5 voti, con 5 premi finali che il pubblico assegnerà, e questa è una differenza molto forte rispetto al passato, e se vogliamo anche di posizionamento strategico rispetto ad altri festival, in particolare alla mostra internazionale di cinema di Venezia. È un cambiamento certamente molto importante, si ritorna un pochettino alle origini, e io credo che comunque sia, diciamo, una formula nuova e molto importante, diciamo, a cambiare. Credo che a un certo punto quest'anno qua fa un intervento, e poi a un certo punto si proseguirà nella discussione, e lo spazio per noi, diciamo, siamo felici che entri il MIBAC, perché certamente, a parte il contributo, è sicuramente un modo, diciamo, per gestire questa manifestazione più completa, insomma, avendo, diciamo, il Ministero della Cultura, io credo che sia solamente una cosa positiva. Come i serpenti che ci mettono un po' di tempo, abbiamo cominciato a farla vedere screpolata e spaccata in più punti già l'anno scorso. Si trattava di portare a termine questa trasformazione. L'idea forza che sta dietro alla maggior parte degli appuntamenti festivalieri, quella nata nel 1932, è ormai invecchiata. Allora, perché non dire che a condizione che la selezione sia fatta di film popolari ma originali, di un sistema di singolarità in grado però di rapportarsi con tutti i gruppi di spettatori, allora a questo punto la parola deve passare agli spettatori, perché loro possono dire quali film possono godere, di quale tipo di vita dopo il festival. Troppi ci dicono no, ma i gusti del pubblico ormai sono definiti una volta per tutte, e allora spazio alle opere prime e seconde, spazio ai documentari, spazio ai film che ci portano notizie, che esprimono voci di popoli, paesi e culture lontane.